maniera così partecipata a questa iniziativa promossa dai circoli pettini di periferia, quindi di San Donato, Pescara Colli, Villa del Fuoco e il neonato Pescara Sud, insieme ad altri consiglieri, alcuni consiglieri comunali e l'assessore Cuzzi e l'onorevole Castellone, che parlo. Io ho già ringraziato, quindi questa, buonasera anche sindaco, quindi buonasera. Allora, questa amministrazione, che voglio ricordare, si è insediata meno di un anno fa e ha dovuto affrontare subito delle emergenze finanziarie vigenti, approvare un bilancio del 2013, iniziare un faticoso percorso di predisesto a settembre che si è concluso oggi in Consiglio Comunale con l'approvazione del piano di equilibrio finanziario triennale del Comune di Pescara. E quindi, citando il nostro capogruppo Presutti, lo vedo al momento, possiamo dire che Pescara, eccolo, Pescara è tornata in carreggiata. Questa amministrazione ha portato la città di Pescara in carreggiata e quindi da oggi, oltre che la primavera, è iniziata anche, è tornata anche la politica, possiamo dire, quindi coincida poi con questa iniziativa che abbiamo promosso oggi. Vogliamo ripartire quindi dalle periferie, dallo sviluppo e la valorizzazione quindi delle milieu, riprendendo alcune linee programmatiche presentate durante la campagna elettorale, per cui, che hanno fatto sì che anche i cittadini pescari ci hanno portato a governare questa città. Un progetto che prendeva spunto da quello di Renzo Piano, dal progetto 124, che ha a capo un team di 6 architetti retribuiti con la diaria da senatore a vita di Renzo Piano, e che ha già portato al finanziamento di il recupero di 4 periferie, quindi al Torino, a Catania. Vediamo che si siedono, siamo qua. Quindi dicevo, il progetto di Renzo Piano ha permesso già il recupero di 4 periferie, quindi a Torino, a Catania, a Siracusa, ma anche a Roma con il recupero di Tor Sapienza. Renzo Piano dice che la missione dell'architettura di questo secolo è quella appunto di salvare le periferie, ma proprio per evitare un disastro ambientale, urbanistico, ma soprattutto sociale, quindi recuperare quello che sono le centine di bellezza che esistono anche nei tessuti urbani più degradati e evitare che la loro crescita sia lasciata in mano solo al mercato immobiliare, quindi costruire su costruito, cercando di valorizzare quello che già c'è, quindi progettare il verde, inserire degli elementi utili, quello che a me specificamente sta più a cuore, quindi università, scuole, asili nido, musei, centri creativi, e sostenere quindi una crescita, dice Renzo Piano, implosiva e non esplosiva. Quindi noi questa amministrazione partendo da questo progetto vuole incalcarlo in qualche modo, e quindi grazie all'aiuto di anche qui di giovani architetti, adesso fatti dare subito la parola a uno di loro, che è Andrea Mammarella. Andrea, giovane, sì. Quindi partire anche dalla costruzione di un libro bianco delle periferie di cui ci parlerà l'assessore Cuzzi, e perché non prendere a modello l'esempio di Pesaro, che ha già istituito i consigli di quartiere, che hanno sostituito quelli che erano le circoscrizioni, quindi un nuovo strumento di partecipazione non democratica nei quartieri. Quindi adesso do la parola a Andrea. Vedi che sono giovane, neanche io sono giovane, 50 anni, continuo a essere giovane, e mi metto dietro di te, Lega, così almeno mi conforti. Faccio una piccolissima, diciamo, introduzione, quasi un saluto, che però prova a essere subito nel merito delle questioni, inquadrare un po' lo scenario culturale, in qualche modo tecnico, se così si può dire, su questa questione che riguarda le nostre città, ma non solo, riguarda la nostra comunità nella sua
idea di socialità e di come intende vivere e organizzare il proprio spazio. Ed in questo senso, come dire, il tema della rigenerazione è un tema ormai globale, di cui tutti si occupano, di cui tutti hanno capito in un modo o in un altro l'importanza strategica e cruciale, e rispetto alla quale bisogna organizzarsi e indirizzare tutte le energie disponibili. È cruciale perché in Italia, più che altrove, in questo Pescara rappresenta un caso, come dire, abbastanza emblematico, il consumo del suolo è stato negli anni e nei decenni passati una pratica, una procedura, ahimè, molto diffusa, figlia tuttavia, quindi, come dire, senza essere accusatori o fare facili commenti a posteriori, figlia di una cultura, di un periodo in cui si pensava che costruire piccolo significava costruire ecologico, e quindi altezze basse, basse volumetrie, bassi indici di costruzione, significava, come dire, non impattare nel territorio. In realtà è accaduto esattamente il contrario per certi versi, per cui la costruzione dell'abitare e delle città, che comunque continuano ad essere il centro attrattore, il motore delle nostre nazioni, in Italia ancora, anche in Italia, nonostante la fragmentazione del suo territorio, questo tipo di attività ha creato una diffusione, uno sprawl, come lo chiamavano nel mondo anglosassone, che in qualche modo ha prodotto quel consumo di territorio di cui noi oggi ci troviamo, come dire, a ragionare e in qualche modo a gestire, cercando di ritrovare un senso e ricostruire una organizzazione che riesca a mettere a sistema e a frutto le condizioni che abbiamo. In questo senso devo dire che Pescara, che si caratterizza tra l'altro per un altissimo rapporto fra abitanti e metro quadro, credo sia fra le prime 5 in Italia, caratterizzata appunto da questa strana condizione per cui la popolazione residente vive tutta all'interno di un perimetro amministrativo di poche decine di chilometri quadrati, credo sia una trentina, che quindi determinano un'altissima concentrazione abitativa. Tutto questo tuttavia continua a produrre nelle dinamiche anche edilizie e costruttive della nostra città la creazione di sacche, di brownfield, come abbiamo sempre nel mondo anglosassone, che sono quei terreni che vengono di volta in volta utilizzati, dismessi e in qualche modo tenuti al margine della vita urbana delle città. E quindi su questo è evidente che bisogna concentrare tutte le attività, soprattutto cercando in questo modo di fare una sorta di scopa fra le necessità di un'industria edilizia e di un mondo economico che ha bisogno di trovare nuova linfa e nuovo spunto, diciamo, per le proprie attività, e le necessità della città in qualche modo di riconfigurarsi per gestire al meglio delle dinamiche ormai, come dire, sempre più complesse e sempre più ineludibili. In questo la città di Pescara ha una strana condizione aggiuntiva in cui le periferie cosiddette sono in realtà dei centri, delle cerniere all'interno di una più ampia area vasta metropolitana, e quindi parlare di una periferia a Pescara, come dire, con uno sguardo di prospettiva un po' più ampio, significa parlare di un centro, di un grande agglomerato che in qualche modo potrebbe in potenza essere un riferimento utile per tutte le attività. Non sono tutte le risorse che si stanno mobilitando da un punto di vista legislativo, normativo, dei fondi economici per lo sviluppo regionale dell'Europa, si stanno indirizzando in questo senso. Il problema è ovviamente gestire tanti cori d'ombra che comunque questi slanci stanno producendo, perché poi purtroppo bisogna fare i conti con le proprietà centralizzate dei privati, bisogna fare i conti
con le risorse che non sempre sono pronte e disponibili ad attivarsi. Bisogna fare i conti con un contesto imprenditoriale che sta attraversando una fase di profonda rigenerazione della sua natura e che quindi sta, credo, vivendo un momento di passaggio epocale. Vedevo il presidente dell'associazione dei costruttori pescaresi che potrà, diciamo, dire la sua in questo senso, e che vedrà evidentemente una rivoluzione anche del panorama imprenditoriale locale, nel senso di selezione di coloro che riusciranno a interpretare questa innovazione. Va fatta anche in questo senso una innovazione dal punto di vista amministrativo e gestionale, perché la smart city di cui tanto si parla è smart a partire dal fatto che le amministrazioni sono capaci di essere agili per rispondere alle problematiche. Le imprese economiche, le imprese edilizie sono capaci di cogliere i profili di innovazione e di sviluppo futuro, e le collettività, le comunità sono capaci di comprendere il senso e il valore dei propri territori. In questo credo che dovremmo lavorare tutti insieme. Il palco di questa sera mi sembra, come dire, in grado di poter lanciare questa sfida e di gestirla al meglio possibile. Buon lavoro a tutti. Grazie Andrea. Quindi uno di questi quartieri cerniera di cui ci parlava Andrea è sicuramente quello di Fontanelle, che è la cerniera con il comune di San Giovanni Gattino, un quartiere che ospita tra l'altro anche l'aeroporto, alcune case popolari, quindi un quartiere con delle problematiche particolari, dove non arrivano le istituzioni, molte volte arrivano associazioni, ma anche la Chiesa. Quindi noi abbiamo invitato Don Massimiliano, parroco di Fontanelle, che adesso però non vedo più, eccolo qui, lo invito qui sul palco. Buonasera a tutti, saluto il signor sindaco che già ci siamo visti ieri sera, e poi ha risaluto Tony, che siamo imparentati, Tony e io siamo legati da uno zio carissimo, zio Alfonso, che adesso il signore ha richiamato a sé, che però era socialista mi sembra. Allora, mi sembra così strano venire a parlare qui oggi con i miei passati adolescenziali da FIGC, trovarmi oggi a parlare dinanzi a voi da prete, però lo faccio volentieri. Non sono un maestro, non sono un insegnante, non vi devo insegnare nulla, vengo a parlare unicamente della mia vita, di quello che faccio e di quello che vedo. Per una scelta personale ho voluto abitare con la mia gente. La mia casa canonica è costituita da una camera di 3 metri per 3 e un bagno, e poi dall'altra parte della chiesa c'è la cucina. Questa è la mia casa canonica. Quindi quando si parla delle case canoniche, dice io non le conosco, queste da 200 metri quadri, non ho mai visto in vita mia. Ho voluto condividere i problemi della mia gente, vivendo con loro e cercando il più possibile di respirare la loro stessa aria. Fontanelle non è soltanto le case popolari. Ieri il signor sindaco ha potuto vedere qualcosa che il centro nemmeno con il binocolo potrebbe vedere. Ieri abbiamo inaugurato un salone, sono perché noi non abbiamo niente, la chiesa di Fontanelle, la chiesa più antica di Pescara, del 1600. E quando parlo Pescara non parlo Castellammare, perché la chiesa più antica di Castellammare è la cappella della polizia. L'agglomerato di Fontanelle è uno dei 7 fuochi che ha creato Pescara. Quindi c'è un entroterra umano molto molto antico, al quale poi si è andato ad aggiungere negli anni 90 il pollone dei 540 appartamenti delle case popolari, parte dell'area, parte del comune, e risolto dei problemi.
sorgono i problemi, perché insieme alla povertà c'è anche la delinquenza. Quando nel 2012, Piero, nel 2012 venne in consiglio comunale per poter parlare nel 2012. Nel 2012 l'allora sindaco mi invitò per poter parlare in consiglio comunale della realtà di Fontanelle. Io parlai dei palazzi senza portone, perché lo spacciatore che abitava sopra doveva avere la possibilità di far entrare tranquillamente i propri clienti. Oppure parlai degli appartamenti che erano allacciati alla rete elettrica del condominio stesso. Oppure parlai dei pitbull che sono a guardia degli appartamenti degli spacciatori. E mi sembrava che mi stessero ascoltando delle persone che ritenevano che io facessi parte di una chiesa dell'Africa o di Palermo. No, io ero Pescara. Io raccontavo Pescara, una parte di Pescara. Dal 2012 devo dire che le cose sono molto cambiate. Non posso dire che da allora ad oggi tutto è rimasto tale quale, no, non sarebbe giusto. La povertà è tanta. La mia Caritas parrocchiale, fatta di volontari, la direttrice della mia Caritas non è una laureata in psicologia, è una donna che fa le pulizie, che però è bravissima nel saper piangere con chi viene a piangere in parrocchia. Noi abbiamo 140 famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale, 140 famiglie, tutte del territorio, non abbiamo gente di fuori, abitano tutti lì. E in genere povertà mentale e miseria economica vanno a braccetto. Cosa manca a Fontanelle? Il bene. Il problema di Fontanelle non è la presenza del male, è l'assenza del bene. Io, quando andammo dal prefetto, ci disse: dobbiamo entrare nei ristoranti, dobbiamo andare nei pub. Mi fece una capa tanta su come bisognava fare il parroco. Alla fine gli feci notare che a Fontanelle pub e ristoranti non ci sono, e per giunta adesso la chiusura del sottopasso ha condannato a morte tre negozi, un panificio, una tabaccheria e un fruttivendolo, condannati a morte, perché chiaramente lì, perché a Fontanelle non ci passa più nessuno. Io mi sono battuto tanto e continuo a battermi con un muro di gomma per questa farmacia, perché io di Fontanelle mi devo fare 1,7 km per trovare la prima farmacia? Mi si dica perché. Perché invece in centro le farmacie le trovi 1 o 200 metri? Perché? Mi si dica. Siamo cittadini di serie B, di serie C, non siamo cittadini, mi si faccia capire. L'edicola, la prima edicola sono 1,4 km, quando vengo in centro ne trovo 3 nel giro di 200 metri, no, ho qualche perplessità. Però il centro, torniamo al discorso che facevi io del signor sindaco, ieri abbiamo inaugurato una sala dove l'impresa era di Fontanelle, l'elettricista era di Fontanelle, falegname di Fontanelle, il pittore di Fontanelle, tutti di Fontanelle erano. Un palco nel centro potrebbe fare questo? No. Questa è la ricchezza anche delle periferie. C'è una ricchezza umana che va valorizzata. Dov'è la periferia? La periferia prendi la cartina e trovi la periferia? No. E periferia, quello che io voglio rendere periferia,
dove ci scarico tutto quello che non voglio vedere in centro. Questa è la periferia. Sentivo con interesse il discorso dei territori in cerniera, perché io non sono profeta, però penso che si andrà in conto il discorso dell'area metropolitana, quindi la congiunzione tra Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, San Giovanni Latino, pur essendo che questi territori forse saranno un po' meno periferici. Ma non possiamo ragionare con zone alte e poi vallate, e poi si risale, e poi si riscende, no. Dobbiamo un pochettino cercare di creare un po' uniformità. Cosa ci vuole nelle periferie? Scatoloni vuoti? Ecco, ieri abbiamo fatto il salone, ma il salone perché l'abbiamo fatto? Perché lì non c'era niente, cioè, la mia ricchezza era la strada, perché i miei ragazzi giocano per strada, perché io non c'ho niente. E allora alla fine siamo riusciti a fare questo salone parrocchiale, ma c'è un gruppo umano già presente che lo usa. Attenzione a non fare nelle periferie scatoloni vuoti. Belle palestre, e poi bisogna usarle, bisogna riempire questi involucri, onde evitare che rimangano monumenti a nulla. Bisogna riempirli. Dobbiamo dare coraggio alle periferie. Coraggio. Io adesso che sto facendo le benedizioni delle famiglie, ed è una cantilena, quando tu entri dentro la casa della gente, è una cantilena che dà la disoccupazione. Io non posso fare miracoli, cerco soltanto di essere vicino alla gente che il Signore mi ha affidato. L'anno prossimo concludo il mio novennato a Fontanelle, poi non lo so quello che accadrà. Per intanto cerco di essere vicino alla mia gente e soprattutto cercando loro di dare speranza, come nel mio piccolo ho cercato di dare loro speranza, ad esempio per queste opere parrocchiali che abbiamo fatto, cercando di coinvolgere loro, non chiamando nessuno dall'esterno, loro e soltanto loro. E ho tirato fuori delle ricchezze meravigliose, quasi a costo zero, ricchezze meravigliose. E allora, ecco, io non mi dilungo ulteriormente, non voglio tediarvi maggiormente. Non pensiamo di dover andare a combattere il male, portiamo il bene, allora sì che valorizzeremo le periferie. Grazie e buonasera. Da porta a porta, cioè, che è una cosa inusuale per Pescara, consente la battuta. Adesso vorrei chiamare un altro tecnico, l'architetto Pasquale Felicetti, consigliere dell'Ordine Nazionale degli Architetti, ci dà un po' la sua idea. Intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questo pomeriggio. Dopo la testimonianza alla quale abbiamo appena assistito, è difficile da architetto e da rappresentante degli architetti non pensare che il concetto di periferia sia spesso legato a un concetto di degrado sociale. Anche se noi il nostro compito è quello di tentare oggi, è stato riportato prima il pensiero di Ventropiano, ma credo che su questa cosa stiamo lavorando da parecchi anni ormai, anche con l'ANCE, l'organizzazione dell'ANCE, con Legambiente, con altre associazioni, per impostare una nuova mentalità, un altro modo di pensare la città. Innanzitutto ricominciare a pensare alla città come centro vitale di tutti gli interessi che noi abbiamo. Quindi torniamo alle città.
Cominciamo a pensare, lo diceva prima Andrea Mammarella, che il consumo di suolo deve essere assolutamente ridotto, e cominciamo a pensare al fatto che bisogna avviare processi di rigenerazione urbana, progetti di rigenerazione urbana sostenibili, che sono ormai l'unica strada possibile. Consumo di suolo zero, o comunque riduzione di consumo di suolo, / rigenerazione urbana sostenibile, che non significa sostituzione edilizia e basta, ristrutturazione edilizia e basta, no, significa ripensare i pezzi di città. Ecco, questa è la strada maestra. Ripensare i pezzi di città significa trovare le socialità all'interno di questi pezzi di città, significa dare risposta all'housing sociale, ai servizi, alla città pubblica. Dobbiamo pensare che oggi il nostro compito, il compito, io credo, di amministratori avveduti come voi, sia quello di mettere in piedi un progetto per la città, un progetto, un vero progetto, perché nessuna cosa passa se non c'è la cultura del progetto. Ecco, io credo che su questo noi dobbiamo, il contributo più importante che un architetto possa dare oggi all'amministrazione comunale che si muove in questa direzione, è quello di dire: innanzitutto ci vuole e bisogna affermare la cultura del progetto, analizzare bene le cose, capire cosa si deve fare e considerare che abbiamo un patrimonio edilizio che perde i pezzi da tutte le parti, non è sicuro, e quindi dobbiamo assolutamente pensare di rigenerare le nostre città, i nostri pezzi di città in maniera politicamente corretta, che derivi, non può che non derivare tutto questo da una progettazione attenta delle cose. Allora, io credo che questa nostra città abbia un problema grosso, di quella di avere un assetto urbanistico che deriva da tante scelte che sono state fatte negli anni, che oggi meriterebbero un piano di visione nuovo, un nuovo piano regolatore, una nuova modalità di intervento legata appunto a questo concetto. Vi voglio ricordare una cosa: tutta la nostra urbanistica oggi si basa su una legge del 1942 fatta da un grande architetto, peraltro, che ha posto le basi anche della nostra città. Questa legge urbanistica, al primo comma, all'articolo 1,1, dice che le finalità della legge sono quelle di evitare l'urbanesimo. Quindi, quello che diceva prima Andrea, no? Queste città che si espandono nel territorio, evitare l'urbanesimo. Oggi noi dobbiamo lavorare sulle nostre città, credo che questo sia un compito importante, credo che gli architetti italiani siano vicino a tutti coloro, a tutte le amministrazioni che vogliono muoversi in questa direzione e dare il contributo di idee, il contributo di progetto che fa parte della nostra, del nostro DNA. Grazie. Grazie. E uno dei territori in Pescara che sicuramente si è espanso maggiormente negli ultimi 20 anni è quello dei Colli, e noi qui abbiamo 3 consiglieri comunali che provengono da quell'area e che hanno avuto anche un'esperienza in passato di consiglieri di quartiere. Quindi io darei la parola ai miei colleghi, cominciamo da Francesco Pagnanello. Sì, Leila, grazie, buonasera a tutti. Ma io ho preso con entusiasmo l'idea di organizzare questa iniziativa, in quanto il tema delle periferie è un tema che sento molto, perché dopo aver fatto per 2 mandati consigliere di quartiere ho imparato quanto può essere importante la realtà delle periferie. Tu giustamente hai fatto un preambolo in cui hai parlato di una zona, la zona dei Colli, che è una delle zone effettivamente più sviluppate delle periferie di Pescara. Prima sentivamo l'intervento appassionato di Don Max, e effettivamente paragonare la nostra realtà, la realtà dei Colli, a quella di Don Max risulta effettivamente difficile. C'è una frase tuttavia che mi ha colpito molto, che ha detto Don Max, che è quella, un principio secondo me cardine che deve guidare una pubblica amministrazione, che è quello di costruire qualcosa per riempire, non per dire lo facciamo e basta, ma per riempire, per farlo diventare luogo di aggregazione. E nella mia esperienza di consigliere di circoscrizione io ricordo una battaglia in particolare, ma ce ne furono tante, in particolare quella relativa ai campi sportivi, che sono quelli di via Conte Genuino. Tutti forse
conoscono questa realtà, che prima era un luogo di aggregazione fondamentale proprio per aiutare la socialità all'interno del quartiere dei Colli, che improvvisamente sono caduti nel degrado e la passata amministrazione ha completamente fatto morire. Ora noi stiamo riavviando un percorso per recuperarli, ma il fatto grave è che un impianto così importante, così bello e così aggregativo è stato abbandonato anziché valorizzato. Io faccio questo esempio perché credo che nel lavoro che andremo a fare, di cui ci parlerà l'assessore con la delega specifica delle proprie periferie, penso che dovremo partire proprio da una sorta di mappatura delle realtà ormai abbandonate, delle realtà decadenti, delle circoscrizioni. Io nella zona dei Colli mi viene in mente solo questa, ma nelle altre zone, in particolare a Porta Nuova, ce ne sono tantissime, e Giacomo ha fatto il consigliere di quartiere negli stessi anni, mentre io ricordo anche battaglie per diverse zone dismesse. Penso che proprio da quello debba partire il nostro studio come consiglieri comunali, adesso che purtroppo la realtà dei consigli di circoscrizione è venuta meno, e soltanto dall'iniziativa dei consiglieri comunali può partire uno studio di zonizzazione, di mappatura delle problematiche, per poi intervenire con le progettualità, come ci diceva Andrea Mammarella, e poi per reperire i finanziamenti. Concludo, perché voglio essere breve per consentire anche a chi della platea vuole fare delle domande. Faccio una domanda al sindaco Ricci e al sindaco di Pesaro. Abbiamo saputo che a Pesaro avete riattuato l'esperienza dei consigli di quartiere, o non so se non si sono mai sciolti oppure se li avete riformati per regolamento comunale. Ecco, io reputo, sono sempre stato un grande sostenitore, a parte l'esperienza personale, dell'importanza del consiglio di quartiere, perché soltanto con l'esistenza di un organo decentrato è possibile riportare all'organo centrale le problematiche connesse alle zone periferiche. Quindi la mia domanda è: come tecnicamente avete promosso questa esperienza, sia a livello politico sia a livello proprio di regolamenti e di possibilità di attuazione? Perché credo sia un'iniziativa, lo dico al mio sindaco Alessandrini, da iniziare a portare avanti anche noi, iniziare a discutere e vedere la fattibilità anche sul territorio pescarese. Grazie a tutti. Anche il segretario del circolo PD. Cosa? Grazie a tutti quanti e buonasera a tutti. Qui sono stati affrontati un paio di temi che ci sono molto a cuore. Il primo è sicuramente quello, appunto, anche che Max ha già citato, della qualità della vita, chiaramente. È un tema che si lega molto a un incontro anche molto lungo che ieri abbiamo fatto con Giacomo Guzzi, che riguardava un po' il settore del commercio e dell'artigianato. È venuto qui il presidente di Trade Europe, che è una confederazione in qualche modo che riunisce le migliori esperienze di riuso dei centri urbani dal punto di vista commerciale, c'era veramente anche il sindaco. E lì, insomma, abbiamo anche scoperto in qualche modo, che è un tema che in realtà ci lega molto a questo di oggi, che comunque in altre città si è scelto in anni passati di mantenere tutti i consumi all'interno della città urbana, invece la nostra città questo tema ormai l'ha perso, perché è evidente che la maggior parte dei consumi oggi vengono appunto consumati fuori dalla città urbana. Questo sicuramente è uno dei temi che sul fronte della qualità della vita delle periferie, che non soltanto del centro, è appunto centrale, perché è evidente che non si può parlare di qualità della vita delle periferie, se non si parla di lavoro, di economia, di imprese, che sono veramente il cuore costante. Don Max parlava proprio di tre attività economiche che rischiano di chiudere, evidentemente è un problema temporaneo di viabilità, ma che evidente e appunto rappresenta un po' la desertificazione delle nostre periferie, perché è evidente che senza vita economica, senza imprese, senza lavoro, non c'è alcuna speranza di qualità della vita nelle periferie. E sicuramente la nostra generazione oggi è chiamata a dare una risposta, oggi chiaramente, ai danni fatti dalle generazioni precedenti, che hanno consentito invece questo processo di desertificazione. L'altro tema centrale che è stato toccato e che sicuramente è un po' una cifra comune del nostro impegno è quello degli spazi. Diceva bene Max, non si possono creare delle cattedrali nel deserto che poi è difficile riempire, però d'altro lato c'è sicuramente una fame di spazi.
chiunque sa da questa parte della famosa barricata sa che ci sono decine e decine, forse centinaia di associazioni che chiedono spazi per poter fare proprio attività sociali, sportive, di ogni tipo. Io porto due esempi per dare un contributo concreto al dibattito, ovviamente del quartiere dei Colli che viviamo con Francesco, con Fabrizio, ma anche con molti di voi. Il primo, quello di una battaglia storica del nostro quartiere, quello di dare una piazza al quartiere. Paradossalmente un quartiere di 40.000 abitanti non ha una piazza. Oggi, anzi da qualche giorno, c'è stata una positiva evoluzione della vicenda della famosa piazza GMG di fronte alla Conard, che è una piazza, anzi è una vecchia battaglia, una sono importantissime di un contenzioso tra il comune e il costruttore. Oggi c'è questa possibilità, ci sono ancora ovviamente delle trincee che in qualche modo impediscono l'accesso, è una sfida, occorre assolutamente, appena ci sarà la possibilità normativa, di fare il possibile per riappropriarci di quella piazza, farne la più cuore costante in un quartiere che non può essere solo un dormitorio. L'altro punto, e chiudo, è sicuramente che la nostra generazione, ma questa parte politica, deve dimostrare che è capace di dare un senso alle periferie anche partendo dalla qualificazione ambientale. E quando lo sono stato eletto c'è stato il famoso referendum sulla Grande Pescara, non tutti quanti contribuiscono al tema, chiaramente non voglio affrontarlo, però c'è un cuore verde che contribuisce Pescara soprattutto di Silvano, che è il famoso fosso grande, che è una discarica, un'ex discarica che tuttora è abbandonata, la bonifica non è stata completata. Bene, quella è un'emergenza che va affrontata subito, non soltanto perché il fosso fa tremare ogni volta alcune centinaia di famiglie che hanno poi le imprese o le garage e che non riescono a dormire la notte perché piove e appunto il fosso spesso desonda e fa molti danni, ma anche quello è un cuore verde che va rigenerato. È una sfida che la nostra generazione deve cogliere assolutamente, perché c'è la possibilità di farlo concretamente, è una sfida che i comuni che sono stati interessati da questo referendum possono cogliere insieme, se devo credere che si possa parlare di comunicazione e di rompere anche oltre il cemento e oltre l'edilizia. Credo che sia una sfida che va colta, sicuramente lo possiamo farlo anche in tempi contemporanei, perché è una sfida che possiamo cogliere. Sicuramente la nostra generazione ha la sfida di dare appunto queste risposte in tempi brevi, non possiamo appunto passare altri 30 anni per risolvere il problema. La velocità delle risposte deve essere davvero la cifra che caratterizza la nostra azione. Grazie. Marco Pesucci, consigliere comunale, che questa amministrazione ha eletto 12 consiglieri, tra cui 11 alla prima legislatura, poi una nuova generazione che si affaccia. Per questo io volevo chiamare il neo eletto segretario regionale del PD, che anche lui un trentenne, io non lo sono, ma lui sì, insieme a Piero e a Fabrizio. E volevo provare che lui facesse la gestione. Grazie a tutti, grazie per questa bella iniziativa, saluto il sindaco di Pesaro che è anche il vicepresidente del nostro partito e ci tengo a provare a condividere con voi una riflessione anche per quello che ho sentito sulla periferia. Beh, io credo che in questi anni di governo del centrodestra, se c'è qualcosa che è mancato veramente a Pescara, è stata proprio una politica e delle scelte sulla periferia. Sono mancate drammaticamente. E se noi proiettiamo questa mancanza di scelte che c'è stata a Pescara nello scenario degli ultimi 10 anni di politica nazionale, in cui non si sono fatte scelte a favore degli ultimi, anzi, abbiamo sempre parlato di austerità e di politiche che non potevano favorire la crescita e hanno acuito l'impoverimento di questo paese, noi ci rendiamo conto di quanto gli ultimi e quindi gli esclusi e quindi le periferie abbiano pagato un prezzo più alto anche nella nostra città. E quali sono le emergenze che la politica deve provare a sottolineare? L'integrazione, la casa, appunto la povertà. Ma come possiamo fare? Provando ad avviare dei dialoghi veri, perché a differenza di quelli che ci hanno amministrato prima, noi dobbiamo avere una visione di società ampia e questi dialoghi devono essere tra il mondo della politica, il mondo dell'economia, delle forze produttive, con l'associazionismo. Solo in questo modo possiamo provare a costruire un fronte comune per dare
rappresentare un orizzonte nuovo alle periferie della nostra città? E quale può essere il ruolo del Partito Democratico in questa sfida? Deve essere quello di stare nel mezzo del conflitto. Noi non dobbiamo lasciare soli i luoghi del conflitto, perché in questi anni si è generata una maggiore disgregazione sociale. E il compito della politica, il compito del PD oggi, deve essere quello di ricucire il tessuto sociale di questa città, di questa regione e di questo paese. Io ringrazio davvero coloro che hanno ideato questa iniziativa, ringrazio l'onorevole Castricone, Giacomo, tutti gli altri consiglieri, il sindaco di Pescara. Vi ringrazio e voglio ascoltarvi e buona continuazione a tutti. Organizzando questa iniziativa abbiamo pensato appunto di alternare momenti politici con momenti tecnici, quindi adesso chiamo il dottor Gaetano Sitveri, che è il nostro dirigente a Comune di Pescara, settore attività edilizia e produttiva. Buonasera, io saluto tutti presenti, due sindaci dei due comuni in cui ho vissuto, Pescara, in cui sono nato, vissuto, e Pesaro, visto che ho abitato per 4 anni a Pesaro nella mia infanzia. E il mio intervento ha un taglio, per così dire, tecnico, cioè io vedo che qui sono presenti architetti, urbanisti e sono presenti, ed è presente la politica, amministratori e politici. E io voglio offrire un punto di vista particolare, il punto di vista di chi non si occupa di trasformazione urbana, ma dello studio e dell'applicazione degli strumenti della trasformazione urbana. Io mi sono sempre occupato di procedimenti amministrativi, di formazione degli strumenti urbanistici, di procedimenti edilizi, convenzioni urbanistiche. Quindi da questa particolare prospettiva ho visto come è cambiato, come si è evoluto il quadro normativo, ma le stesse esigenze della città. Io per esempio ho accompagnato tutto il processo di realizzazione dei piani per l'edilizia economica e popolare. La città allora viveva, la dinamica della città viveva quasi esclusivamente di piani di zona. Io ricordo che Pescara aveva un piano regolatore che bloccava il centro in attesa di piani particolareggianti che non sono mai stati formati e che poi, tra l'altro, il cui invio ha generato poi l'annullamento della metà degli anni '80. Il Pescara si è fondato esclusivamente sui piani per l'edilizia popolare. A Pescara sono stati realizzati tra la fine degli anni '70 e tutti gli anni '80 qualcosa come 28.000 vani, quindi 28.000 abitanti circa a Pescara abitano nei PEP. Oggi questo sarebbe assolutamente inconcepibile. Vi offro questo dato: il Comune di Pescara ha formato 8 o 9 settori di piano, non è partito neanche uno. Non è il momento, evidentemente, di curare e di continuare a coltivare questa forma delle dinamiche urbane, questa modalità delle dinamiche urbane. Oggi sta cambiando tutto e la politica, il quadro normativo è cambiato profondamente, tant'è vero che abbiamo assistito negli ultimi 5-6 anni ad una profonda riforma del quadro. Mi riferisco al piano casa, che ha cominciato a ipotizzare una densificazione delle edilizie degli abitati nell'abitato consolidato, la parte consolidata della città. Poi perché lo sviluppo che per primo ha introdotto l'idea di un piano città, quindi piano casa, piano città, con il decreto sviluppo del 1906. Poi abbiamo il decreto del fare che finalmente ha stabilito chi ha una riforma di una disposizione del testo unico che ha costituito una svolta epocale, il fatto di poter con la ristrutturazione edilizia poter rimodellare completamente i volumi a disposizione. Oggi abbiamo lo sblocca Italia che ha in qualche maniera inciso ancora più profondamente su questo tessuto e qui arriviamo alle periferie. Con lo sblocca Italia è stata prevista espressamente la possibilità di introdurre deroghe nell'ambito del quadro di una ristrutturazione, peraltro ammessa pienamente in quasi tutte le zone urbane,
e la possibilità di variare le destinazioni d'uso previa delibera del Consiglio Comunale. Quindi questa è una svolta che ne deve attestare l'interesse, appunto per l'interesse pubblico. Quindi questo articolo 14, che prima è riservato solo alle opere pubbliche o di pubblico interesse, oggi viene riservato anche agli interventi privati, viene riconosciuto e viene data dignità anche agli interventi edilizi, anche di natura privata, purché il Consiglio Comunale, quindi il massimo organo della città, il consesso cittadino, ne riconosca il particolare valore. Questa è una svolta di cui veramente siamo in qualche maniera grati, perché ci offre quella flessibilità operativa che una normativa bloccata sulla legge del 42 non ci offre più. Unitamente a questo c'è per esempio la possibilità di introitare per il comune almeno la metà del valore, dell'incremento di valore derivante da questi cambi di destinazione d'uso, e questo ci aiuterebbe poi ad avere strumenti per intervenire sul territorio ed accompagnare questi processi di trasformazione. In relazione per esempio a un cambio di destinazione di un grande insediamento, un ex insediamento industriale o commerciale, in un altro senso, in un'altra direzione, abbiamo la possibilità di incamerare, di introitare risorse per poi provvedere direttamente, riversarle sul territorio sotto forma di opere pubbliche, e questo francamente mi sembra tanto, un grande passo in avanti. Poi c'è l'articolo 23 ter, ecco qua queste piccole aggiunte strategiche, direi mirate, alla normativa, che consente di fare quello che grandi riforme magari non sarebbero in condizione di fare in questo momento. L'articolo 23 ter stabilisce una equivalenza delle destinazioni produttive con quelle direzionali, qui dà una flessibilità nel mutamento di destinazioni d'uso, cioè salvo che non sia vietato dallo strumento urbanistico generale, si può cambiare la destinazione produttiva, quindi artigianale, industriale, eccetera, in destinazione direzionale. Ora, io voglio chiudere il mio intervento dicendo questo, che la normativa ci offre questo nuovo, interessantissimo e direi ricchissimo quadro normativo, ma la mancanza di una forma strutturale nel campo dell'urbanistica non ci dice come gestire, perché questo ce lo deve dire la politica, quindi la politica, soprattutto quella locale, deve intervenire, appropriarsi di questi strumenti e finalizzarli, dargli un senso. Ecco perché questa iniziativa assunta in questa sede è quanto mai opportuna, cioè la politica deve prendere questi strumenti per evitare cose che siano visti soltanto dalla parte dei privati che immaginano, realizzano delle loro opportunità. Noi dobbiamo essere capaci come pubblica amministrazione di intercettare questa normativa, quindi questa innovazione normativa, questa la spinta dei privati, ma canalizzarla nella maniera più corretta. Grazie. Grazie. Cerchiamo di mantenere questi ritmi che sono ottimali. Dico perché lo scopro da un po'. Così introdotto, io vorrei, grazie per l'invito e grazie per consentirmi di parlare. Vorrei partire per condividere con voi, e poi concludere invece su alcune riflessioni che i tecnici ci hanno proposto. Vorrei condividere con voi un'esperienza per me molto importante, molto formativa, che è durata 5 anni, che mi ha visto qualche anno fa, non di recente, alla presidenza di quello che allora si chiamava Istituto di Pensieri Popolari, oggi ACER. Quell'istituto, discusso e discutibile per tante ragioni, tuttavia ci offre 2 punti di partenza del ragionamento. Il primo, non è solo uno strumento, sebbene organizzato, tecnico di intervento sul settore urbano, è anche un grande osservatorio sociale. Noi abbiamo sentito poco fa la forte testimonianza del parroco di Fontanelle e altre cose prima di questo intervento che ci portano a dire, anche sulla base di un'esperienza che ho fatto e vi racconterò un episodio su questo, che noi dobbiamo occuparci di quelle che una volta si chiamavano le periferie e che oggi tutti abbiamo detto essere ormai parte del tessuto urbano complessivo di una città che si è allargata, di una parte degradata di un tessuto urbano. Noi dobbiamo occuparci di queste periferie prima di tutto per un grandissimo rischio
che tutta la città, il rischio di una rottura della coesione sociale della città. Questo non se lo può permettere nessuno, destra, sinistra, chiunque voglia bene alla città non se lo può permettere. Il rischio di una rottura della coesione sociale è talmente alto che io vi racconto un episodio. Venne quando facevo il presidente delle case popolari, ricevevo settimanalmente gli inquilini. Venne da me una signora che abitava in un altro quartiere, quello che si chiama Rancidelli, e mi disse: presidente, vorrei cambiare casa. E tu, perché signora, non va bene, piccola, ci sono problemi? No, mi raccontò anche con gioia che la figlia si era fidanzata con un ragazzo che non era di quel quartiere, viveva in un'altra parte della città. Tanto andava bene questa cosa che insomma era giunto il momento di presentarsi in una famiglia, ma lei aveva un grande timore di portare i genitori del ragazzo a casa sua in quel quartiere, perché temeva, nella logica e nella vulgata generale, che di quel quartiere sia che ci fosse un impatto negativo. Quella famiglia viveva una grande questione di rottura con la città e dava una testimonianza di come la città viveva una grande rottura. Noi dobbiamo capire che forse qualcosa è cambiato, in meglio ma anche in peggio, in alcune situazioni. Noi dobbiamo affrontare questo problema. Ci sono problemi nella sicurezza anche, e non si risolvono solo con le forze di polizia. C'è anche un'attività propria, se vogliamo un giorno ne parliamo, che può fare l'amministrazione comunale, perché in Europa gli esempi sono tanti anche da questo punto di vista. Però c'è la necessità di riuscire anche sul piano sociale, culturale, oltre che urbanistico e materiale, la città, perché sennò il rischio di una rottura diventa esplosivo, e quando questo accade tutta la città che ne soffre, che perde anche dal punto di vista economico, sociale, culturale. Come si può fare? Secondo punto, come si può fare? Io ho maturato un'esperienza, la pongo alla vostra attenzione, un'esperienza in parte condivisa anche con alcuni tecnici e professionisti che sono. È evidente che sono molto d'accordo sul fatto che noi dobbiamo più che pensare all'espansione, al recupero, e in questo anche alla sostituzione, lo dico per esperienza personale, perché gli alloggi in questa città, noi abbiamo l'Ater ha circa 4.000 alloggi di sua proprietà, ci mettiamo anche quelli del comune, arrivano circa 6.000, non sono pochi, però sono tutti con un tessuto edilizio vecchio, degradato, la cui manutenzione costa talmente tanto che facciamo prima ad abbattere, ricostruire e fare del nuovo. Sarebbe più economico, ma per fare questo ci bisogna di soldi. Come si può fare? Perché non è che li trovi sotto il mattone. Credo che da questo punto di vista dovrebbe scattare qualcosa di più, che non riguarda solo il confine del sindaco Alessandrini e i suoi poteri, e credo che anche il sindaco di Pesaro converrà. Dovremmo chiedere se vogliamo mettere in mano un progetto di riorganizzazione, ma non solo per Pescara, intanto parliamo di Pescara, di riorganizzazione di quelle che chiamiamo le periferie. Dovremmo chiedere che la regione immagini strumenti di natura urbanistica, di politica urbanistica, che possano consentire la capacità di mobilitare risorse private a fianco delle strutture pubbliche in programmi di riqualificazione urbana attraverso strumenti di premialità verso questi interventi. Questo qualche anno fa è stato fatto, praticato. Io credo che nessuno di noi dovrebbe avere il timore di dire e di farlo come si è cercato di fare, anche con qualche buon risultato. Ricordo che facemmo quelli che si chiamavano i piani di riqualificazione urbana, come in casa popolare, con molti degli imprenditori importanti, noti, della città di Pescara, i quali avevano un vantaggio nell'associarsi con l'ACB, cioè avevano una premialità nei punteggi per assegnazione, qualcuno annuisce, per l'assegnazione dei fondi, delle risorse pubbliche, e quindi fu un tavolo di lavoro pubblico aperto. Noi abbiamo bisogno di strumenti regionali come questo, ho finito. E poi penso un'altra cosa, penso che a fianco a strumenti regionali come questo c'è bisogno appunto di un piano di riorganizzazione edilizia anche del tessuto pubblico, spesso dato più di sostituzione che di manutenzione, come ho detto prima,
che per essere realizzato ha bisogno anche di una struttura come quella dell'area. Mi permetto solo questo richiamo, forse astratto per alcuni, ma i processi regionali sono dati da doverlo imporre, di una riforma dell'area un po' meno lontana di come il processo attualmente di riforma che si sta disegnando in regione sembra immaginare, perché un'unica area non sempre utile, forse abbiamo bisogno di semplificare, di ridurre anche il numero di quello che c'è, 5 sono troppe, ma più vicino al territorio meglio è, per capire quei processi di cui ho parlato prima, per realizzare quelle alleanze di cui ho appena detto. Grazie. Sono stati altri temi come appunto la riforma delle ATER, ma anche quello della stigmatizzazione sociale quando si abita in un quartiere degradato. Io adesso darò la parola all'assessore Cuzzi, assessore, sì, che ha tra le sue deleghe anche quella della valorizzazione appunto delle periferie. Grazie, buonasera a tutti, io cercherò davvero di essere breve perché poi voglio lasciare la parola al sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ringrazio per aver aderito alla nostra iniziativa con entusiasmo. Ringrazio tutti voi, ringrazio e saluto tutti gli assessori, i consiglieri presenti in aula e i consiglieri di circoscrizione che insieme all'esperienza che abbiamo vissuto anche noi provenendo da queste istituzioni più vicine al territorio possono capire bene l'importanza e la valenza di questo argomento che oggi affrontiamo, appunto le periferie come centro di sviluppo della città che immaginiamo nel futuro. Certo, molto è stato detto da tutti quelli che sono intervenuti fino ad ora. Io credo che il compito di una nuova generazione di governo, parlando di generazione di governo dico che oggi governiamo a tutti i livelli, comune, provincia, regione, governo nazionale, sia quello non solo doveroso di inserire nel dibattito cittadino la tematica delle periferie, ne parlavamo prima, le periferie intese come cerniera di un'area molto più vasta di cui la nostra città da sempre è stata protagonista, un'area che riguarda 460.000 abitanti, diciamo quasi la metà della popolazione dell'Abruzzo, 30 comuni raggiungibili da ogni parte della città in 20 minuti di automobile. E in questo contesto le periferie assumono davvero una valenza straordinaria. Non solo abbiamo il dovere di inserirle in un dibattito cittadino, ma poi abbiamo il dovere, a cui ci richiamava prima Pasquale Felicetti, che è quello di far sì che si riattivi una buona pratica, quella delle idee, quella della programmazione, quella della progettazione, quella del reperimento delle risorse e quella delle realizzazioni che poi diventano inaugurazioni e fanno sì che le amministrazioni poi non solo rivincono le elezioni, ma fanno sì che una comunità possa godere di servizi aggiuntivi, alternativi, attraverso pratiche anche talvolta coraggiose. Noi viviamo in una città dove il dibattito sull'urbanistica si è spesso abitato in un derby tra le risoluzioni da dare all'area di risulta, in un derby su quello che andava realizzato nell'area dell'ex Cofa, in un derby tra i favorevoli e i contrari sulla realizzazione di un teatro dell'opera nella città. Beh, io credo che noi abbiamo il dovere non solo in questo lasso di tempo in cui governeremo la città di dare le risposte su queste tematiche importanti, e vi assicuro che questi 8 mesi di governo della città non sono stati trascorsi al bar di Angelo a consumare orzi e dolcetti, ma sono stati trascorsi affrontando le tematiche dell'ordinaria amministrazione. Abbiamo fatto molto dello straordinario e molto ci siamo impegnati per rispolverare delle pratiche che da troppo tempo erano chiuse all'interno dei cassetti. Quindi credo che dovremmo essere impegnati per far sì che all'interno dello sviluppo e dei piani strategici che abbiamo per la città del futuro, le periferie appunto come cerniere, come nuova fonte di sviluppo su cui costruire la città del domani, entrino a pieno titolo in questo dibattito molto importante, una città che abbiamo definito per troppo tempo di area vasta, una città metropolitana, e io non rottamo l'idea della città metropolitana, voglio rottamare però l'abuso di questa parola che per troppo tempo è servita, diciamo, a veicolare le campagne elettorali e molto poco è servita a creare davvero una vera unione politica capace poi di vivere in un contesto urbano di cui già ci troviamo per conformazione, capace di proiettarsi davvero nel futuro.
Dicevo prima che questi 8 mesi sono serviti sia dal punto di vista diciamo della valorizzazione. Prima parlavamo anche della necessità di avviare un processo di integrazione sociale attraverso processi culturali, artistici, musicali, e questo convegno era stato studiato appunto in 2 posti che rappresentano nella città la capacità di rigenerare siti industriali produttivi dismessi. Avevamo pensato di farlo all'Auro, ma poi c'è stata la partita. Avevamo pensato di farlo in quel luogo che è l'ex mercato di San Donato, che oggi è una straordinaria sala polivalente che permette a tutti gli abitanti di quell'area, a tutta la città, di fare delle attività all'interno. Quindi credo che noi dobbiamo operare da un lato sul programma della rigenerazione, quindi il riuso, rigenerazione urbana sostenibile della città consolidata, avviare queste buone pratiche di integrazione sociale, e per questo voglio dire che qualcosa abbiamo fatto già da subito, anche con le deleghe che io ho, che possono essere affini a tutta una serie di discorsi sulla valorizzazione. Abbiamo ad esempio in estate sperimentato di portare il conservatorio al Ferro di Cavallo, abbiamo programmato, e a breve sarà, diciamo così, un fatto, il ritorno del mercato rionale a Fontanelle. Abbiamo attivato una serie di attività di intrattenimento, quasi 20 diciamo spettacoli, tra spettacoli musicali e cinematografici all'interno dei quartieri. E poi voglio citarvi un esempio e anche una fonte di scontro che c'è stata ieri con qualche commerciante. Spero che non ci sia la signora in sala di ieri, perché altrimenti facciamo notte. Quando siamo stati impegnati per il periodo natalizio sulle luminarie, avevamo pochi soldi a disposizione, avevamo all'incirca 10.000 euro per le luminarie. Allora abbiamo pensato, in accordo con il sindaco, ho detto: sindaco, questi soldi li impegniamo, perché io ho ritrovato delle luminarie che albergano nei magazzini del comune da circa 20 anni. Allora le abbiamo prese, le abbiamo fatte riaggiustare con pochi soldi, e poi ho detto: sindaco, secondo me queste luminarie le dobbiamo mettere all'ingresso dei quartieri periferici. Questo cosa significa? Noi con questo gesto cosa abbiamo voluto trasmettere? Abbiamo voluto trasmettere l'attenzione dell'amministrazione comunale in confronti di una città che per troppo anni è stata divisa, e questo riprendo il concetto di Don Max, in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Noi abbiamo voluto rimettere con questo gesto al centro le periferie, portando le luminarie a San Donato, portando le luminarie a Villa del Fuoco, mettendo le luminarie a Villa Giorgione e Fontanelle, dando un segnale di massima attenzione dell'amministrazione comunale su questo tema. Poi credo che accanto ai concetti che abbiamo espresso nel dire basta al consumo di suolo, che consuma ogni secondo 10 metri quadrati nel nostro paese, noi abbiamo già calcato quell'esempio di buona pratica politica che è stato avviato dal senatore Renzo Piano e dal gruppo G124, perché il sindaco ha stipulato una convenzione con la facoltà di architettura della città di Pescara, con cui si occuperà dei progetti strategici della città, e credo che vogliamo lanciare da qui, come impegno che vogliamo assumere, un gruppo di lavoro fatto coordinato dal sindaco, dagli assessorati competenti, dai consiglieri comunali, dai tecnici del comune, da tutta la facoltà di architettura, da tutti quelli che vogliono darci una mano, appunto per elaborare il libro bianco delle periferie, che riguarderà il censimento di tutti i siti produttivi dismessi, riguarderà l'elaborazione appunto delle idee, la progettazione in base a quello che è dismesso, a quello che si può fare, e poi anche il reperimento delle risorse economiche, appunto perché vogliamo far sì che questo di oggi non rimanga solamente un bel convegno, ma possa tramutarsi in un fatto importante. Concludo citando un altro esempio di buona pratica. Noi ci siamo sempre occupati in campagna elettorale, nell'impegno, nelle battaglie, nelle circoscrizioni, vedo qui anche il presidente Pier Nicola Todoro, del distretto sanitario di base di Pescara Sud, una di quelle opere che era impolverata nei cassetti, che è stata finanziata nel 1988, e per cui da un anno abbiamo scatenato una raccolta di firme in ogni luogo per riportare all'attenzione questa tematica importante. Beh, dal primo giorno di mandato elettorale, insieme al sindaco Alessandrini, insieme all'assessore Giuliano Diodati, insieme a tutti i componenti della giunta, abbiamo fatto pressioni
sia per quanto sia sull'ASA sia sulla regione Abruzzo, per superare il contenzioso che c'era con la ditta che aveva in appalto quel lavoro. Finalmente il contenzioso è stato superato. Qualche settimana fa, insieme all'onorevole Antonio Castrigone, ci siamo recati prima dal manager dell'ASA e poi dall'assessore Paolucci per far sbloccare i fondi che servono appunto per far sì che quell'opera diventi una realtà. L'assessore Paolucci ha assunto un impegno, quindi ha detto che questi 3 milioni di euro, molto di più di quella che era la progettazione originaria, serviranno a fare la casa della salute, quindi che servirà un territorio di 70.000 abitanti che porterà un servizio in quelle che sono da troppo tempo definite periferie, su questa ragione Dormaz, a causa dei mancati interventi di una politica miope che ha amministrato la nostra città. Un altro risultato importante, e concludo, è un altro straordinario esempio di quella che è la rigenerazione e di quello che significa portare elementi innovativi all'interno di zone abbandonate, è quello della città della musica. Proprio oggi in giunta con l'assessore Paola Marcheggiani abbiamo approvato il completamento dei lavori per un importo di 300.000 euro. Io credo che, e spero, e sono convinto che qui ci sono, dobbiamo sentirci tutti convocati, tutti portatori di responsabilità, appunto perché questa programmazione vada avanti in questa fase di elaborazione, di progettazione e realizzazione attraverso questo gruppo di lavoro. E concludo citando quella bella frase che dice che le risorse naturali del nostro paese e nella nostra città ne abbiamo un'infinità, non sono merito nostro. Quello che potrà essere, io sono convinto che sarà merito nostro, sarà quello di rendere le periferie, che oggi sono la parte fragile della città, dei luoghi più belli, vivibili, sostenibili, pieni di vita. E sono sicuro che attraverso questa, diciamo così, rigenerazione, Pescara potrà tornare la regina della modernità e soprattutto un luogo migliore dove poter vivere. Grazie a tutti.